No, però c'è diritto, pazienza, no, siccome, no, 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 siccome, c'è diritto di cronaca, sì, so, se voi non siccome, rispondete, sì, a me, però, però siccome no, io no, sto no, parlando, lui sta verbalizzando. Siamo facendo un'operazione di polizia. Io, Francesco Barducci, stavo dando un bacio alla mia ragazza laggiù in fondo a destra, isolato dalla parte principale del pontile, in modo che ovviamente non ci sia affollamento. Ok. Nel momento in cui ha dato 5 secondi un bacio, 5 secondi, e mio amico, che lo vedo ogni santo giorno, era a 2 metri di distanza, fammi una foto. Era, a noi non c'era nessuno. Era a fumare una sigaretta. Era a fumare una sigaretta. E noi, come si può vedere, possedevamo la mascherina e possediamo la mascherina. Che è successo? Dopo 5 secondi, che si è fatto tutto ciò, 5 secondi, non 5, 10 davvero, minuti, è arrivato il pubblico ufficiale, è venuto lì con arroganza allucinante e noi si è detto: scusi, guarda, dando un bacio alla mia ragazza, e lui sta facendo, facendo la foto. Si è preso la mascherina, ce la siamo messi subito. Venite con me. Ok, si viene con lei, tanto io sto facendo anche il concorso per diventare come loro, e mi sa proprio come loro non ci divento proprio. Perché guarda, questa cosa mi ha fatto. Hanno sanzionato. Sì, hanno sanzionato. Hanno anche dichiarato il falso dicendo: guardi, allora, un secondo, perché vi voglio identificare, datemi il documento, solo per identificazione, certamente. Hanno preso il documento, sono andati in macchina e hanno fatto così, senza avvertire noi, vi devo sanzionare, datemi il documento. E che multa vi hanno fatto? Una multa di 300 e rotti euro. Di 300 e passa a testa. A testa. Caspita, un multone. Sì, per 10 secondi di una foto, che la mascherina noi ce l'avevamo, l'avevamo tolto un attimo, io perché stavo fumando, si loro vede, perché si dovevano dare un bacio. Si vede che c'è un articolo, ora io ignoro la legge, però posso parlare con voi? L'articolo c'è, io lo so benissimo, perché sono dell'associazione. Ah, un'altra cosa, poco fa è passato un signore di colore che non aveva la mascherina, però gli hanno detto semplicemente di alzarsela e di mettersela. Loro non l'hanno fatto, lui non l'hanno fermato facendogli la multa e la sanzione come a noi. Due pesi e due misure, dite voi. Sì, certo, ovviamente. Due pesi e due misure. No, ci può far vedere la sanzione? Perché se no non abbiamo la controprova, se ci può far vedere... La sanzione. Forse sta arrivando una bicicletta con un altro viso. Ma se avete la sanzione, ci fate vedere. Adesso gliela faccio. Non l'hanno ancora ricevuta. Pure detto, signori, guardate, io la mascherina ce l'avevo, me la sono tolta un attimo, stavo fumando la sigaretta, i miei amici mi hanno detto di fargli una foto, si dovevano baciare. Certo. Mi dovete fare 300 euro di multa per 10 secondi che non avevo la mascherina. Condivido. Ora va bene tutto, però nel senso, siamo arrivati a questo punto. E loro non hanno voluto sapere niente. Guardi, io sto scrivendo di qua e di là, voglio la firma, vabbè. Vabbè. In tre, nemmeno in quattro. In tre si può stare senza mascherina. In tre si può stare senza mascherina. Massimo è quattro. Massimo è quattro. Fate voi, fate voi. E non posso dare bacio alla mia ragazza? Eravamo lì dove non c'era nessuno? Qui si è perso il capo, si è perso. Te forse lo sai, visto che si può fumare levando la mascherina o no? Perché vicino me l'ha detto. Certo si può fumare. A me non mi ha detto nulla. Si può baciare la fila. Lo devi da loro. Ma non me lo dice. Ora ci riprovo. Vabbè. Il verbale. Sì. Noi lo stiamo facendo. No, però c'è diritto. Pazienza, no, siccome, no, 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 c'è diritto di cronaca, sì, lo so, se voi però non siccome, rispondete, sì, a me, però, però siccome io sto parlando. Lui sta verbalizzando. Siamo facendo un'operazione di polizia. Lei non è neanche gentile da dare delle indicazioni che qui è dovere. Io devo preoccuparmi della situazione. Io gli ho chiesto: se uno fuma può abbassare la mascherina? Lei prende uno stipendio e non svolge le sue mansioni. Quello di lei, io sto controllando la situazione. Lo sto regolarmente registrando questa cosa. Scusi, lei non ha una matricola, non è identificabile? Potete girare senza matricola voi? No. Si allontana. Io devo identificare. Un servizio di polizia. Ma è totalmente fuori dalle regole. Non ha nulla che lo identifichi. Non dovete avere un numero di identificazione, non la matricola. Non disturbi, per favore. Non ti... L'ho scritto poi. Tutto questo per aver dato un bacio alla mia ragazza. E concludo. In luogo pubblico senza... Che non ci leggo nulla, proprio a leggerli. Scritto male. Però ricordati, non avevano, se fai un ricorso, non avevano nessun numero di... Aspetta, che qua c'è messo... Aspetta un attimo. Qua c'è messo... rispetto alle persone facendo... In condizioni di assembramento. Attorno a noi non c'era nessuno. Loro hanno firmato in condizioni di assembramento. Dov'è questo assembramento? Dov'è questo assembramento?